Allora, Karima, conosci sta vicenda, insomma, che ne dici? Beh, questa vicenda è drammatica del Debbio, cosa posso dire? È la miglior fotografia di come la stupidità umana dove può arrivare. Paradossalmente questo signore Novax è diventato anche il miglior sponsor del vaccino. Però vorrei aggiungere solo una cosa, che lui sicuramente è vittima di se stesso, ma non è stato solo vittima di se stesso, è stato vittima anche di chi, come Cruciani, in una trasmissione radiofonica molto ascoltato, è stato legittimato. Sicuramente nel suo paesino nessuno lo seguiva, era una persona che un po' lo prendevano un po' come matto, ma invece lui l'ha fatto diventare una star. Quindi nascondersi dietro al fatto che sei riuscito alla fine a convincerlo ad andare all'ospedale non è una buona scusa. Un po' sulla coscienza, questo Mauro da Mantova, dovresti averlo, perché non è un gioco, puntata dopo l'altra, ha trasformato un mostro, una star radiofonica. Io manco ti rispondo. Quindi io dico, certo non hai tante risposte, io avrei solamente... Ti devi solo vergognare di quello che hai detto. No, io guarda, non ho nulla da vergognare, io mi vergognerei se fossi in te. Perché non voi conosci nulla di questa storia, sai, non sai la niente, cosa più triste? Non sai niente, certo, non sai nulla di questa storia, ti devi vergognare a darmi la responsabilità di una persona che ha fatto perché, le sue scelte, certo, le e non sue ha fatto scelte, le sue scelte tu perché hai dato interveniva alla radio. Ma sghignazzavi ridendo ogni puntata. Ma che c'entra? Ma non sai cos'è del Debbio, ma il problema. Cosa? Che persone come l'ho mandato io in ospedale. Che cosa cazzo hai fatto tu? Intanto modera il linguaggio. Io parlo come mi pare, mi hai accusato di aver mandato uno in ospedale e non ti devo rispondere. Certo, assolutamente, tu non sei. Ma smettila, tu non va. Sei ancora in grado di, ma stai zitta, la gravità che non sai di nulla. Quello che fai. Okay. Le quello che faccio io. La disinformazione che tu porti io. Avanti con mezzi. Ma tu e sei completamente pazza. Come questi. Certo che so, ma tu sei completamente fuori di testa. Guarda del Debbio, fammi solo. Ma che cosa? Quello è un ascoltatore che interveniva nella trasmissione. Che tu hai trasformato al fatto che lui per quello era che diceva una star, un mostro. Che c'entra? La dovete smettere. Ma cosa c'entra questo? La dovete smettere perché la dovete smettere a te, di cosa? Ma chi lui, sei? Poverino, chi mi inculpò? Ma chi sei che decidi come devono essere fatte le trasmissioni? Che qualche libro lo ma sai chi leggere? Sei? Magari non lo per decidere leggere. Cosa vuoi in una trasmissione o no? Basta. Ma cosa sei? E lui avrai sulla coscienza. Ma cosa? Ma smetti di dire cazzate che ti porto in tribunale e ti levo tutto quel poco che hai. Scoperto la sua storia. Ti levo tutto quel poco che hai. Smettila. Lui, questo Mauro da sì. Ma non sai nulla di lo questa abbiamo... storia, stai zitta! Hai detto non ce la fa. Non poveretto. Sai niente, stai zitta! È un poveretto! Va bene, è un poveretto. Mi fate andare no, un attimo io non mi faccio al pubblico. Però far star zitto così. Non sai niente. Un attimo dal pubblico. Un attimo, ragazzi, siete tutti molto nervosi. Ma no, stai dicendo che è colpa mia se stai in terapia intensiva? Non sai un cazzo, basta! Terapia intensiva natalizia. Basta! Oh, basta, ho detto. Va bene, quindi io sono è lui stato che può no, non è lui che può parlare, no. Un attimo, ho detto un attimo. Io sto qua, capite il concetto di un attimo? Io sono tranquillissima e so di stare al mio posto. Allora, ti faccio parlare dopo. Io penso davvero, io penso che ognuno è libero di fare della propria vita quello che vuole. Io sono davvero un liberale, penso che ognuno può morire come meglio crede, ci mancherebbe altro. Però accanto alla libertà c'è il concetto di responsabilità. Quello che a me fa davvero imbestialire personaggi come Paragone, come Cruciani, come Cacciari, come altri, è che loro diffondono nel paese, essendo una elite privilegiata che può parlare al paese, perché la signora di Bergamo è venuta stasera grazie alla tua ospitalità a parlare, ma le persone normali che hanno perso i familiari non possono rivolgersi al paese. Loro hanno la facoltà, il privilegio di parlare al paese, dicono che i vaccini non funzionano, perché questo è il succo. È però mi devi far ma finire. È falso, Andrea. Questo, dici una cosa falsa, ma se dici una cosa falsa, va bene, diciamo che l'ha detto Paragone. Paragone ha appena detto che i vaccini fammi finire il ragionamento, ti prego. Vorrei finire 30 secondi di ragionamento. Prego, prego, finisco. Avete il privilegio di dire agli italiani non vaccinatevi, ma non vi assumete la responsabilità delle vostre parole. Ma perché e di fronte a un caso come quello di Mauro, tu dici fai lo fischietti. Che c'è? Dice, ma questo fare? In fondo che c'entro io? Cioè, ma prenditi la responsabilità di quello cosa? Che hai detto. Ho fatto quello che dovevo fare. Perdonami, però davvero non facciamo la scena che hai fatto con Karim. Posso parlare? Ma mi stai dicendo che sono responsabile? Scusami, del fatto che uno è in terapia intensiva, ma ti rendi conto di quello che dici? Sì, o no? Me ne rendo conto, vorrei
vorrei ripeterlo. Ma sono talmente ridicole queste cose che ti rendi ridicolo da solo se mi facciamo non... la responsabilità di uno che figlio. Io non ho, io veramente, però va bene, scusami, non ho, perdonami, non ho la cafonaggine di interrompere. Ma non è la cafonaggine. Vorrei parlare. Fermatemi, dai, su, ragazzi. Allora, io un concetto che spero sia molto... C'è la libertà, ma c'è anche la responsabilità. Io sono libero di fare quello che voglio, ma io mi devo prendere, così mi hanno insegnato, che io mi prendo la responsabilità di quello che dico. Dunque? E voi vi dovete prendere la responsabilità delle conseguenze delle vostre parole, perché le parole hanno delle conseguenze. In questo caso, se persone come voi dicono agli italiani che i vaccini non funzionano, come ha detto ora Paragone, cioè, l'ha detto Paragone, ha detto Paragone, tu dici altre cose. Che e cosa poi dico? Diciamo, tante altre che dopodiché dovete prendervi tiravolte. Questa responsabilità. Che quale dice responsabilità? Che i vaccini, che ma dice che i vaccini, qual è il dibattito? Lo decidi tu qual è il livello del dibattito? No, io sto formulando la mia modestissima opinione. Poi tu sei libero di dire quello che vuoi, io non sono per la censura da nessun punto di vista, però devi avere il consiglio che ti do è prenditi la responsabilità di quello che dici. E cioè, per esempio, nel concreto, e cioè nel caso di Mauro, è ovvio che questo povero cristiano oggi sarebbe in buona salute se tu non avessi fatto un personaggio pubblico, no? Questo possiamo negarlo. Che non ha guardato, ti risparmio la risposta. Possiamo negarlo? Perché sarebbe troppo volgare. Ma figurati, non la mia risposta sarebbe troppo volgare, tranquillo, e non voglio rovinare la tradizione. Tranquillo, di Paolo. Tranquillo, non mi spaventa la volgarità. No, ma non mi interessa. Sai cosa, la mia risposta di fronte a questo quello che un po' mi repelle è la risposta intellettuale. Cioè che non sarebbe in terapia intensiva se io non l'avessi trasformato in quello che non l'ho trasformato, perché al massimo si è trasformato da solo. Perché il fatto che tu dica, certo che c'entro. Fischietti. No, tu fischietti. Questo è cosa? Un atteggiamento disonesto intellettualmente. Ho chiamato qualcuno per farlo ricoverare, beh, perché non ci mancherebbe ricoverare. Pure. Ci mancherebbe pure. L'ho fatto per amicizia, non perché fatto. Vabbè, sì, certo, l'ho fatto perché lo conoscevo da 10 perdonami, anni. Perdonami, Cruciani, non perché io sono mi senta responsabile di qualche cosa. Ma tu immagino che non sai niente, non conosci le singole storie e ti metti a giudicare. Ma non ti vergogni un po'. Io ti richiamo alla tua responsabilità. Io ti richiamo alla responsabilità. Non c'è nessuna responsabilità. No, tu non sei responsabile delle parole che usi. Ma certo, così come certo la signora che era certo di fronte a te non è responsabile del fatto di dire che i vaccini non funzionano. Irrecuperabili. Oh, giù, silenzio. Ma lei da me che vuole? Silenzio. Ma lei da me che silenzio cosa vuole? Si rivolga all'istituto di ma lei da me cosa vuole? È la pura ma lei da me che cosa vuole? Allora, ma lei da me cosa vuole? È intubato di faccia per terra e i genitori piangono. Si può sedere? E le do io la parola. Chiedo scusa a quello, ma avete rotto tutti le balle, tutti stasera, tutti, ok? E la puntata prima di Natale, figurati un po' come siamo messi. Gianluigi Paragone. No, allora, Andrea Romano, oltre veloci, a non con poco tempo e devo dare la basterebbe... pubblicità. No, ma è velocissimo. Romano, sì, oltre a non sapere l'inglese, perché basterebbe leggere il New York Times adesso, il Washington Post, adesso non sa neanche l'italiano, perché io ho citato due siti prestigiosi. Io lo so che è allergico all'informazione, tanto che vorrebbe mettere il bavaglio anche a Report, lo ha fatto in commissione di vigilanza Rai. Quindi, e poi la signora ha dato ragione a me, voi vi dovreste vergognare, perché signora sono i vostri sindaci. Lo chiederei sindaci alla signora se ha dato Gori, ragione a te. Gori la signora se è d'accordo con quanto ha detto Paragone. Gori è del PD. No, signora, Gori è del PD. Lei Gori è d'accordo nel dire che i vaccini non Gori funzionano? Gori è del PD. No. E allora, io vorrei che la signora rispondesse direttamente a te, Paragone. Gori. Non io, la signora. Io ho detto Gori, che è del PD. Gori che è del PD. Non ha invitato neanche i parenti delle vittime. Che cosa ha fatto per Bergamo? Mi spieghi? Gori. Gori, che cosa ha fatto per Bergamo? Mi spieghi cosa ha fatto? Ok, non ha fatto... Non dà neanche la partecipazione. La partecipazione alle vittime, ai parenti delle vittime, le esclude, le estromette dalle manifestazioni ufficiali di ricordo. È vero o non è vero? Signora, io sono uno di quelli che ha chiesto la commissione d'inchiesta seria. Invece quella commissione d'inchiesta, il PD, allora, la Lega e tutti gli altri non la vogliono. Fermo un momento. Capito, cara signora? Ho capito. Si accomodi Andrea per carità, Romano, lo so che le hanno detto di alzarsi, Romano, ma si accomodi. Comunista Romano. Stasera sono un po' impazzito. È rimasto... Prego, carino. Ma io prego penso che siano irrecuperabili, perché Cruciani che continua a dire che lui non è responsabile, mi sembra assolutamente un comportamento da codardo di chi Manco butta la pietra e poi nasconde la mano, perché invece qualche responsabilità dovresti iniziare a poi... insomma qualche domanda dovresti iniziare a fartela, perché sole, non è
Ma perché parli sola? Parla da sola, dai. Parla da non sola. Parlo da sola, per parla fortuna. Sola. Comunque, volevo non continuare. Non ti rivolgere a me. Ma sì. La vuoi smettere? Non ti rivolgere. Sei ridicola e parla volgare. Parla da sola. Sei solo volgare e ridicola. E questa storia di Mauro da Mantova ti darà forse una lezione in futuro. Lo si spera. Perché che vuoi? Sinceramente, come sono fatte le trasmissioni? Uno che non si ragazzi. Prende nemmeno la responsabilità di quello che ha fatto in questa trasmissione e nelle sue varie trasmissioni, perché poi scommette che niente. lui dice non sai no, io nulla. Non sono contro non, i vaccini, ti sei non vaccinato. Si voleva vaccinare. Sei vaccinato tu. Ah, ecco, vedi come rispondono. Non si voleva vaccinare. Stranamente non si voleva vaccinare, Mauro. Con le spalle al muro. Non si voleva vaccinare. Sono vaccinati. Questi promotori dammi le tue cartelle devo andare in pubblicità dicono che sono fammi vedere le tue cartelle loro. Devo andare in pubblicità scusa abbiamo le cartelle abbiamo i tuoi analisi le tue analisi facciamo vedere le tue analisi del sangue degli italiani dai forza scusate. Facciamo vedere le analisi io mi auguro ma state zitti guarda che prima non c'è più la Stasi devi far vedere io